Ciao ragazzi e bentornati su Sherink, il canale che parla di tatuaggi a 360 gradi. E se sei nuovo e non vuoi perdere altri video come questo, iscriviti e piglia sulla campanella. Grazie. Detto questo, oggi porteremo sul canale la Equalizer Spike. Ma prima andiamola a vedere nel dettaglio, guardiamo le caratteristiche tecniche e poi facciamo quattro chiacchiere. Allora, così come si presenta la Spike. Solita scatola dell'Equalizer, qua troviamo il logo dell'Equalizer. Qua abbiamo le specifiche, quindi il modello, il colore verde, motore 10 watt, rotore regolabile, massimo voltaggio 12 volt, connettore RCA. Andiamo ad aprire la scatola. Sopra abbiamo della spugna per non fargli prendere colpi alla macchinetta. Solito sacchettino premium in vera plastica, in plasticaccia, qualità premium. Dentro troviamo la spike che mettiamo un attimo da parte e poi dentro troviamo dell'altra spugna e troviamo una brugola per andare a settare il rotore. Prendiamo il lato più piccolo e andiamo a cercare girando il rotore il foro contenente la brugola. Una volta che l'abbiamo trovato, svitiamo e andiamo a girare il pezzo centrale. Non so se vedete bene, qua c'è il puntino. Quindi basterà girare e riavvitare la brugola. Io la lascio a 4 perché mi trovo comodo a 4. E riavvitare. Non stringete tantissimo, altrimenti spagniamo la brugola. Questa quindi è la Spike, macchinetta che come tutte le altre Equalizer è costruita davvero bene e verniciata davvero bene. Bisogna dire che le finiture dell'Equalizer sono fatte davvero bene. Perché anche se queste macchinette non sono costosissime, perché la Spike costa 240 euro più IVA, e devo dire che per questo prezzo la macchinetta è costruita davvero bene. Qua abbiamo la rondella che stringe il tubo con il marchio Equalizer. Qui abbiamo un incavo per mettere gli elastici e non farli scendere. Qua abbiamo il nome Spike, qua il nome dell'azienda. Qua il rotore lo troviamo incassato dentro alla cover, non l'hanno messo sporgente, facciamo conto che il motore arriva comunque qua, quindi hanno inglobato il rotore dentro alla cover. E l'hanno fatto in una maniera davvero ottima, perché la distanza che c'è tra il rotore e la cover è davvero millimetrica, ma è precisissima. Questo non vi darà però nessuna noia, perché è davvero preciso e non vibra. Qui troviamo due brugole che sono utili per staccare il dietro della macchinetta e cambiare eventualmente il motore se c'è da sostituirlo. Quindi in questo caso dovremo togliere prima il rotore, svitare le due brugole e sfilare tutto il motore. Ma non penso che voi dobbiate farlo. Sopra abbiamo una linea di design che non serve a niente, che però è carina. Macchinetta costruita in alluminio, mentre il dietro dove c'è l'RCA è in plastica. Motore da 10 watt. La macchinetta è alta 7 cm, è larga 3,5 cm e è lunga 10 cm. La macchinetta pesa 130 grammi, non è proprio pochissimo perché si fa sentire. Ora l'accendo a vuoto per farvi sentire il rumore che fa e devo dire che a vuoto la macchinetta non si sente neanche. Provo a alzare un po' il voltaggio, vado a 9,5. Ma la macchinetta non si sente comunque. Silenziosissimo. Gli monto un ago classico. Purtroppo non ho qua con me un elastico, quindi sentirete più baccano del solito. Thank you.
Vedete che cosa intendo quando dico che l'ago balla dentro il tubo? Perché l'ago, essendo attaccato a un rotore, l'ago si muove da destra verso sinistra. Questa era la Ergo da vicino e ora andiamo a fare quattro chiacchiere. Equalizer, ho recensito parecchie macchine della Equalizer, ok? E presto vi porterò anche la Pushero. Questa è la Spike, macchinetta Direct. Innanzitutto è fatta bene, perché questa macchinetta è fatta bene, ok? Per il costo che ha, è una macchinetta fatta bene. Detto questo, è una Direct con il rotore aggiustabile, perché qua abbiamo dei numeri che vanno da 5 mm che non userà nessuno a 1 mm che non userà nessuno, perché per le persone più pazze si incomincia a lavorare dai 3 mm minimo e si va fino ai 4. Tutto ciò che c'è al di sotto e al di sopra è inutile, non serve, ok? Quindi non capisco perché mettere tutti questi numeri che non userà nessuno. Poi, motore da 10 watt, spinge? Sì, spinge, il giusto, non è una roba mostruosa, non pensate che sia una roba mostruosa, ma spinge, per quello spinge. Ho provato a usarla a 3.6 e come mio solito mi trovo scomodo, quindi l'ho impostata poi sul 4, come avete visto anche nel video, e mi sono trovato bene? Sì, macchinetta silenziosa? Sì. Bilanciata bene? Non lo so, ne possiamo parlare su questo, perché mentre una slide, come vedremo anche la Pusher nel prossimo video, ma come anche la Ergo, noi montiamo l'ago sulla barra, ma il motore resta in basso, ok? Qua, essendo una Direct, abbiamo l'obbligo di portare il motore in alto, quindi il motore da 10 watt, che già è grosso, posto così in alto, fa avvertire molto di più il peso, che non è tanto il motore da 10 watt, perché se fosse stato posto sotto sarebbe stato pesante, ma non avrebbe dato così tanto fastidio. Qui in alto è una macchinetta che dopo un po' di ore si fa sentire, comunque, ok? E questo bisogna dirlo. Il fatto che gli aghi debbano essere fermati ancora con l'elastico, la trovo una soluzione davvero X. Cioè, ballerina, con elastico fa più attrito, la macchina batte meno, il motore va più sotto sforzo. Con un altro elastico l'ago è troppo molle, quindi balla all'interno del tubo, quindi le linee non vengono perfette. Boh, per me la soluzione del lago resta comunque una soluzione X. Non l'amo tantissimo. Poi io le uso queste macchine perché le uso, non vi sto dicendo che con l'elastico sono inutilizzabili, le uso. Però ci sono soluzioni sicuramente migliori dell'elastico, a oggigiorno. Diciamo che l'elastico è un po' sorpassato, ok? Poi, che quale sarebbe scelto di non mettere un fermago per estetica, per scelta, ok, va bene. C'è anche da dire che questa macchinetta, se la si usa con le cartucce, l'elastico non serve. Quindi l'elastico, sì, no, è un problema, boh, non lo so. Se lo usate con gli aghi classici serve, se lo usate con le cartucce no. Quindi il problema dell'elastico c'è in parte. Macchinetta che può essere utilizzata sia con cartucce che con aghi classici, questa cosa mi piace, perché spinge, avendo un 10 watt, spinge bene anche le cartucce. Anche se la Ergo, nonostante slide da 4.5 watt, spinga lo stesso le cartucce, perché le spinge davvero bene. Quindi, aghi normali e cartucce, ok. Stabilità. Va bene per tracciare delle linee con degli aghi piccoli? Non molto. A me non è piaciuta tantissimo. Perché è vero che non vibra, è vero quello che vuoi, ma per le linee piccole, a mio avviso, una Direct, quindi con l'ago che è ballerino all'interno del tubo, non ha la stabilità che serve per fare delle linee piccole, almeno non questo modello qua. Vibra un po' troppo, le linee non vengono pulitissime. Poi se voi mi dite, io faccio solo hold, ci metto un 11 linea, va bene, un 11 linea non lo muovi neanche se muovi la mano tu, ok? Quindi si può anche montare. Però con aghi piccolini, a mio avviso, non è l'ideale. Non è che non posso farle le linee con gli aghi piccoli, non è l'ideale. Va bene con gli aghi da linea quindi grossi? Certo, su quelli sì. Li spinge bene, è veloce, è precisa, tutto quello che è. Va bene per sfumare? No. Oddio, come per gli aghi piccoli. Non è che non posso usarla per sfumare, l'ho usata. Forse c'è anche qualche live dove io la uso e ci sfumo e ci coloro. Però è troppo aggressiva. Non riesci... È talmente incisiva e poco morbida che non riesci a fare sfumature vellutate. Per quanto ti impegni, è troppo aggressiva, non ammortizza niente e quindi rischi di lasciare delle grattate fotoniche, ok?
Quindi per gli aghi piccoli non mi sono trovato bene, con gli aghi grossi da sfumatura e da riempimento non mi sono trovato tanto bene, va bene per fare delle linee. Voi dite, io faccio hold, devo fare il contorno di un braccio intero, devo fare del giappo con un 9, devo fare una schiena intera, se volete tracciare delle linee pulite con una macchinetta stabile, questa è la macchinetta giusta. Per tutto il resto, dirvi che è versatile e che puoi farci tutto? Sì, puoi farci tutto, ma devi essere capace di farlo, devi essere una persona che sa cosa sta facendo. Quindi se sto iniziando, sono le prime armi e penso di comprare una spike per poterci fare tutto, no. No, perché è difficile. Andate incontro a mille problemi. Poi se mi dite, invece, gli monto le cartucce, allora sì che posso usare degli aghi piccoli. Perché la rotazione della barra della cartuccia va a finire poi quando io attacco la cartuccia. Cioè la cartuccia non balla dentro, fa su e giù e stop. Quindi se gli monto delle cartucce, allora sì che diventa adatta per qualsiasi cosa. Ci posso fare delle linee piccole, ci posso sfumare, perché anche lì l'aggressività che ha il motore va a battere poi sulla membrana della cartuccia, che in parte scarica, quindi diventa anche più morbida. Ok? Quindi con le cartucce posso farci le linee piccole, le linee grosse, posso sfumarci, posso fare il color. Con gli aghi classici alcune cose sì, alcune cose sono un po' più rognose, ma si possono fare. Sono più rognose. Questo è quanto. Detto questo, mi sembra di avervi detto tutto. Vi ringrazio per aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like al video, commentate qua sotto, fatemi sapere se voi ce l'avete, se volete prenderla, fatemi sapere i vostri pareri che sono sempre importantissimi. Condividete il video, iscrivetevi al canale perché è importante. E detto questo, ciao, alla prossima. Come ho già detto negli altri video, il secondo weekend di febbraio ci sarà la Milano Tattoo Convention, l'8, il 9 e il 10 se non erro, e io sarò lì domenica 10, quindi se volete passare per fare un saluto, per fare quattro chiacchiere, mi troverete lì la domenica, ok? Grazie, ciao, alla prossima!